Andiamo a leggere le parole di Beppe Marotta che fanno sì che ci si possa allacciare al discorso Thuram, perché parla del mancato arrivo di Lukaku. Dice: noi Thuram l'avremmo preso comunque. Se Lukaku avesse accettato, ci saremmo trovati con lui, Lautaro e Thuram. Magari non ci sarebbe stata la stessa chimica che c'è oggi tra Marcus e Lautaro. Quindi, tradotto volgarmente, serve anche culo. Questo Beppe Marotta, sincero e simpatico. Inter senza Thuram, Arnautovic e Sanchez. Arnautovic tutta la vita accanto a Lautaro Martinez per tipo di gioco, per capacità di saper spaziare, di saper fare i centravanti di manovra, come si diceva una volta, di permettere a Lautaro di poter. Lautaro che ultimamente, nonostante tanti gol, è poco preciso, una partita specialmente con l'Atletico, è stato sotto una spanna, sotto le sue capacità. Sì, senz'altro non lo possono far rimpiangere, sono convinto anzi che Arnautovic potrebbe non farlo rimpiangere, ma è tutta l'Inter che è coesa bene, è una squadra molto compatta, molto forte, ha un centrocampo devastante sia nella fase di interdizione sia nella fase di propulsione, quindi di costruzione. Poi sulle fasce spinge moltissimo, avendo varie alternative, ad esempio Darmian o Dumfries sulla destra o a sinistra, Di Marco. O il giocatore ex Monza, Carlos Carlos Augusto. Augusto, cioè può fare tranquillamente alternative come vuole, infatti a 30 minuti alla fine manda sempre le forze fresche sulle fasce. No, senz'altro non risentirà nell'assenza di Thuram. Vi faccio leggere anche le parole, anzi Fabio, anche te sull'Inter senza Thuram, vediamo anche il calendario, poi leggiamo le parole di Beppe Marotta, perché Thuram dovrebbe al 99% recuperare per la partita con l'Atletico Madrid, ma salterà qualche impegno di campionato, sicuramente la sfida di Lecce, sicuramente l'Atalanta. Al 99% la sfida con il tuo Genoa e poi potrebbe recuperare per il Bologna o al massimo per l'Atletico. Cioè, l'Inter può venire a capo anche senza Thuram di queste partite, no? Oppure mettere Arnautovic e Sanchez è una differenza abissale che può rimescolare le carte. Secondo me è una differenza abissale, cioè Ok. in questo mare di legittimi complimenti all'Inter che effettivamente al di là dei punti sul campo è bella da vedere, cioè ricorda prima Michele diceva che guardare il Napoli l'anno scorso, cioè non vedevi l'ora che iniziasse la partita perché era un piacere vederlo giocare. Quest'anno veder giocare l'Inter onestamente è un piacere perché ha Certo, un gioca molto gioco bene. molto bello, molto proprio appassionante, divertente da vedere. Il grande limite dell'Inter è che mentre tutti parlano della profondità nei vari ruoli, questa profondità non ce l'ha in attacco. Perché finché Lautaro e Thuram stanno bene, è a posto. Già nel momento in cui Lautaro ha avuto il piccolo risentimento muscolare, l'Inter ha fatto molta fatica in più. Adesso che ce l'avrà Thuram con Lautaro che comincia a sentire la fatica di una stagione in cui ha segnato con un'abbondanza incredibile, no, io non sarei tranquillissimo fossi un tifoso dell'Inter, proprio perché il tema è questo. Hai due giocatori, con tutto il rispetto, Sanchez è simpaticamente avviato a fine carriera. Arnautovic Stagionato. è più stagionato ancora come carta d'identità, forse meno come presenza in campo. Poi per carità tutti contenti per lui, gran commozione, dopo tutti gli errori i compagni l'hanno sostenuto, il pubblico l'ha applaudito, gol partita, che bello, che bello. Però sono più i gol sbagliati che i gol fatti fino a questo Certo. momento. E quindi, sai, finché entra a partita in corso è un conto. Dover partire da titolare dal primo minuto non lo so. Poi magari adesso mi smentisce, segna due gol nei primi 10 minuti No, e vabbè, noi l'Inter parliamo vince alla grande. ad Però oggi. io credo che mentre a centrocampo l'Inter può fare turnover e può farla anche in difesa perché ha i ricambi all'altezza, in attacco, se hanno il raffreddore Lautaro o Thuram, Può essere un ha problema. dei grandi problemi. Marotta su Inzaghi, andiamo a leggere cosa ha detto l'amministratore delegato dell'Inter sull'allenatore che ha scelto per il post Antonio Conte. L'allenatore, dice in generale Marotta, non è responsabile in primis, anche se non sono stato ancora capace di capire quanto conta il tecnico nell'economia di una vittoria. È una componente importante, indispensabile, ma gran parte la fanno i calciatori o la società. Non ho mai visto in campo una squadra che vince e che non ha una società forte alle spalle. Per mandare via un allenatore significa che la squadra gli gioca contro. Inzaghi gestisce benissimo lo spogliatoio a livello umano, ottiene il massimo da tutti, sembra un compagno di squadra alle volte, ma gode comunque di grande rispetto da parte dei giocatori. È cresciuto tanto,
Tra l'altro c'è una cosa di cui si parla poco. Lui, rispetto alla generazione degli Spalletti e dei Conte, ha 10 anni in meno di esperienza, potrà fare ancora altra strada. Michele, se Inzaghi dovesse vincere il campionato, secondo te bisognerebbe rivedere un po' i pareri nei suoi confronti? Cioè, per esempio, qua Marotta dice attenzione, perché si parla sempre di Conte, si parla sempre di Spalletti, ma Inzaghi è molto più giovane e può fare ancora meglio di loro. Certo, sono d'accordo con le parole di Marotta, assolutamente, i giocatori vanno in campo, però per vincere l'allenatore è fondamentale. Allenatore, se non hai un allenatore innovativo che lavora sul campo, facciamo un esempio su tutti, Mourinho non è più l'allenatore di 10 anni fa e quindi con un materiale a disposizione, secondo me, buono, ha fatto quello che ha fatto. Io sono sempre dell'idea che l'allenatore per vincere è fondamentale. Inzaghi quest'anno, se vince il campionato così come sta facendo, credo che oramai soltanto più l'Inter lo può perdere, perché è veramente a livelli importanti, credo che lui entrerà nel club degli allenatori vincenti, perché quest'anno ha dimostrato di essere molto molto bravo. Te quando giocavi come attaccante, sei stato un padovano con certi allenatori e un padovano con certi altri? Certo. Oppure hanno inciso più i compagni di squadra che avevi attorno nel tuo rendimento? No. Sempre l'allenatore. Io l'allenatore, ma assolutamente. Perché ti toccava qualcuno, ti toccava delle corde, altri non te le toccava? Anche quello, ma il sistema di gioco che chiaramente ti metteva nelle condizioni. Bravissimo, attraverso gli allenamenti ti metteva nelle condizioni di esprimere quelle che erano le tue capacità, di chiunque. Cioè io ero un giocatore molto potente fisicamente, quindi avevo bisogno di un allenatore che credesse molto in me, che mi mettesse nelle condizioni di esprimerle nel migliore dei modi, attraverso gli allenamenti, attraverso la tattica, attraverso la tecnica, e il giocatore si rende conto subito, dopo un minuto che l'allenatore parla ha già capito tutto, certo. Sa benissimo che un allenatore, e più il giocatore è forte e più ha bisogno di un allenatore che lo indirizzi. Non esiste il giocatore importante che chiaramente in campo determina senza una guida tecnica, non esiste. È bello sentire un giocatore che rimarca, Paolo, i meriti di un allenatore, no? Perché spesso si formano. Beh, io proprio in questo studio poche sere fa ho sentito anche delle tesi un po' strane secondo cui gli allenatori centrerebbero poco e invece sono fondamentali, soprattutto nel calcio moderno. Sono fondamentali, forse, anzi, più durante la settimana che poi in campo. Ma anche quando giocavo io, Paolo, erano fondamentali. Erano importanti anche loro. Poi, del resto, ci sono le categorie, come nei calciatori. E non sarebbero pagati così tanto, no? Cioè, se no, bastasse prendere uno qualsiasi. No, sono molto importanti, ma si è visto anche... Ma non so, nelle squadre italiane, cioè abbiamo 1000 esempi, cioè la Roma adesso da Mourinho De Rossi. Il Bologna di Thiago Motta, il Napoli da Spalletti a García Mazzarri, il Napoli anni fa da Benitez a Sarri, che con Benitez non funzionavano, Hamsik giocava fuori ruolo, eccetera, eccetera. La Fiorentina d'Italiano. La Fiorentina d'Italiano rispetto alla Fiorentina di Iachini e Prandelli, per modo di dire. Sì, sì. No, beh, ma sono tantissimi esempi. Ma gli allenatori sono fondamentali, ragazzi. Cioè, è un mestiere difficile, però quelli bravi incidono. E il valore di Inzaghi? È il valore oggettivo di Inzaghi? Se, perché spesso è stato più rimarcato il suo atteggiamento, anche la presa in giro sui social, lo spiazze. Guarda. Dobbiamo un po' rivederlo? Secondo me il suo valore è inversamente proporzionale alla poca fiducia e al poco appeal che ha per la critica. Cioè, c'è tanto scetticismo ancora su Inzaghi, sì. E invece la sua bravura è inversamente proporzionale allo scetticismo, cioè è molto bravo, secondo me. È molto bravo. E molto, molto bravo. Cioè, chiaramente è cresciuto, però come diceva Marotta è giovane, quindi anche lui ha dovuto maturare, perché non dimentichiamo che fino alla scorsa primavera era in discussione. Marotta era uno dei primi a metterlo in discussione, no? Però stiamo parlando di un allenatore giovane e ha fatto un miglioramento incredibile dalla primavera scorsa adesso. Tanto, tanto. Sono d'accordo con Paolo e rilevo su questo che possiamo prendere come pietra di paragone i giocatori che con Inzaghi sono migliorati. Cioè, Di Marco, per esempio, quando è arrivato all'Inter era uno sconosciuto o poco più, cioè un giocatore di secondo, terzo livello. Certo. Oggi è considerato un giocatore di peso internazionale. Lautaro stesso, prima era un buon giocatore, un centravanti, oggi
è probabilmente considerabile uno tra i migliori attaccanti d'Europa. Lo stesso Barella, arrivato all'Inter, è cresciuto con Inzaghi, quindi il fatto che sia un allenatore, il cambiamento di ruolo, ecco, la scelta di cedere Brozovic perché sposti di ruolo Çalhanoğlu, certo, è un'intuizione che, fatte le debite proporzioni, mi ricorda quella di quando Pirlo venne trasformato passando dal Milan alla Juventus con nuovo ruolo dall'Inter al Milan. Milan-Juventus fece lo stesso ruolo. Però al Milan non lo volevano all'ultimo anno Allegri lo voleva spostare c'era Van Bommel come diga davanti alla difesa. Andò alla Juventus, lasciato andare via dal Milan, e abbiamo visto poi che cos'altro ha fatto alla Juventus, sì. Quindi è quell'intuizione che valorizza il giocatore e che è quella che Inzaghi ha fatto con Çalhanoğlu, trasformandolo da un buon centrocampista interessante in uno dei giocatori che oggi nel suo ruolo è indubbiamente tra i più forti in Europa. L'intuizione che ebbe Mazzone con Pirlo, che lo spostò da trequartista a davanti alla difesa. Quindi questo è il merito dell'allenatore. Come dicevamo, questo è tutto merito dell'allenatore, inteso come sistema di gioco in cui l'allenatore mette i giocatori in grado di rendere al meglio. Nel posto lui era davanti alla difesa. Paolo, l'Inter può vincere la Champions League? Ma può giocarsela tranquillamente se supera l'Atletico, può giocarsela tranquillamente, non è la più forte, sono un paio di squadre più forti in assoluto, però può giocarsela. E quanto a Simone Inzaghi è molto maturato ampiamente negli ultimi anni, e gli scudetti cui è favorita, che ha perso con Milan e quello col Napoli, questo Napoli è stato stratosferico, però l'Inter, ricordiamolo, è la favorita come anche quest'anno. E ha dimostrato di monetizzare, e quindi questo scudetto lo vince con merito, con una certa situazione. Vedo che cambia idea anche Marotta su di lui, perché ad aprile scorso, ne discutemmo in questa trasmissione, lo aveva quasi esonerato. Certo. Quindi è un cambio di rotta completamente. Sì, lui è stato bravo a cambiare alcuni ruoli, a inventare alcuni giocatori in un certo modo. Con Çalhanoğlu abbiamo visto abbastanza, soprattutto rivitalizza i giocatori ed è molto vicino. Secondo me lo spogliatoio dell'Inter è molto coeso, non ci sono polemiche assolutamente. Antonio, l'Inter di Marotta, Inzaghi può aprire un ciclo? Assolutamente sì, per quello che stiamo vedendo, per quello che è stato costruito ed è maturato nel tempo. Sono d'accordo con quanto è stato detto, però fotograferei sempre con molta attenzione. Il primo scatto è quello: quando arriva un allenatore, la società in quel momento lì quanto è forte, la squadra quanto è già matura per poter progredire magari con l'innesto di un allenatore azzeccato. Ecco, la fotografia che deve, il primo scatto che vorrei vedere all'inizio di una storia, riporta sempre la forza della società. Secondo me la società è forte, l'allenatore diventa ancora più forte di quello che potrebbe essere. Bravissimo. Perché? Perché se una società è forte costruisce anche una squadra con intelligenza, o mette nelle condizioni un allenatore di poter sfruttare al meglio le sue caratteristiche, o di poter osare, anche, soprattutto se l'età è quella giovane, creativa, emergente, un qualcosa di diverso. Però l'Inter con Marotta, con un Marotta che è andato con grande carattere all'Inter, ha costruito con Antonio Conte, ha rivoluzionato quella società, lui stesso lo dice, arriva Inzaghi, arriva in un momento, non è per sminuire la forza di Inzaghi o le sue capacità, però arriva con una squadra che poi credeva e che gli ha dato tanta fiducia, la stessa che gli ha dato però a partire in partenza proprio la società. Società forte, squadra forte, forse allenatore che sa sopperire e aggiungere il suo. Antonio, al rientro ripartiamo dalla tua Juve, perché sembrava furor di popolo che Allegri potesse proporre il tridente, il Diz Vlahovic Chiesa, invece le ultime notizie che filtrano dalla curva, l'allenamento di ieri era... cioè non il raccontano a parte che l'ha provato con Cambiaso, non con il Diz. Esatto. c'era Cambiaso da quella parte lì, è quello che fa sempre per giustificare, ma non per sminuire neanche Allegri. Gli equilibri portano al massimo Cambiaso a tenere il Diz, okay, e ad essere equilibrati per difendere il secondo posto. Juventus, che sembrava dovesse affidarsi al tridente, questo era quello che filtrava, forse era Antonio più il desiderata dei tifosi, dei media e quant'altro,
E invece no, ancora una volta Ildiz o Chiesa partirà dalla panchina ad appannaggio dell'altro. Penso più Ildiz che Chiesa, ricordando tra l'altro che c'è una considerazione da fare, ma non, che non dovrebbe influire, la diffida di Vlahovic, visto che poi dopo, la settimana dopo, c'è anche il Napoli. Ma spero che non si facciano queste riflessioni negative in casa Juventus. Non è il numero degli attaccanti in questo momento. La Juventus mancano diverse situazioni, manca Certo. una mentalità, manca anche quella sicurezza. Ero a Verona con la partita con l'Udinese, pur con l'uomo in meno contro l'Empoli, la partita che hai cercato di tenere, ci poteva stare come ragionamento, ma poi il banco è con l'Inter, ma poi il banco è saltato in generale. Quindi adesso col Frosinone che arriva, attenzione, non sta giocando male il Frosinone, non stanno arrivando i risultati, arriva in casa, domenica all'ora di pranzo. L'allenamento aperto ha fatto vedere la bella gioventù, ha fatto vedere un'espressione diversa, ha fatto vedere un allenamento molto meno intenso di quelli che Padovano faceva con o senza Parastinchi, a dire il vero. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un momento in cui la Juventus, quella motivazione o quella mentalità non si costruisce all'improvviso, non arriva da questo mercoledì che abbiamo visto questo allenamento, dovrebbe arrivare da più lontano. Ci sono state delle problematiche. Sei un po' in sofferenza, molto mentalmente, sei un po' marcato a uomo dalla paura, perché i ragionamenti che si fanno è: questo è un momento difficile, lo supereremo, corto muso, lungo muso, bisogna inventarsi qualcosa, ma la difficoltà è creare, costruire. I nomi magari ci sono, la mentalità manca, il gioco non è quello che ti offre tantissime possibilità in più rispetto a quegli avversari che sanno gestire bene le partite. Ho visto adesso una ripartenza del Verona, ero al Bentegodi domenica quando abbiamo giocato, è ripartita al 90esimo correndo il doppio della Juventus. C'è anche una questione un po' così mentale e anche fisica, dopo questi quattro mezzi schiaffi, consideratevi come volete, c'è la volontà di difendere quello che all'inizio dell'anno sembrava quasi una cosa impossibile, essere dietro all'Inter, quindi sfumato quello, adesso difendi il tuo primo posto da seconda in classifica e hai dei margini per poter ancora sbagliare o eventualmente mascherare i tuoi difetti e i tuoi limiti con questa gestione, con questo allenatore. È finita Bologna-Verona 2-0, risultato finale. Fabian e Freuler, i marcatori. Andiamo a vedere la classifica. Il Davvero Bologna si avvicina complimenti, chapeau, tremendamente. applausi, touché, tutto quello che volete voi. Per 46, mi Thiago sembra, Motta, 6 punti della Juve. 48. 48. 48. Bene. Per il Bologna dovremmo averla a breve la classifica di Serie A. Davvero grandissimo questo Bologna. Non smette di stupire. Vabbè, la vediamo dopo. Comunque, Michele, Eccola. eccola qua, grazie. 48 punti, fantastico, davvero. Boh, forse dai 4-6. tempi di Roberto Baggio a Bologna Hai non godevano a così. 4 punti dal Milan questa sera? 4 punti dal Milan, certo Una che partita però in deve più. giocare ancora Sì, con con l'Atalanta. l'Atalanta. Michele, era troppo pensare a Ildiz, Vlahovic e Chiesa in casa contro il Frosinone? Poi, per carità, devi avere mentalità, devi metterli in campo in un certo modo, è vero, non sono figurine i giocatori, però Sì, era troppo, era troppo. effettivamente era troppo, anche se a me sarebbe piaciuto perché, voglio dire, il sistema di gioco 4-3-3 è quello che mi piace di più, però ovviamente Allegri li ha sotto mano tutti i giorni. Però io dico una cosa, allora, ad Allegri sono state chieste due cose da parte della società. Primo, tornare in Champions. Secondo, valorizzare i giocatori della Next Gen. In questo lui, voglio dire, se io in questo momento fossi un dirigente della Juventus che gli chiede questo a un allenatore, Lo sta lo facendo, sta è facendo. vero, questo è Poi, vero. vogliamo parlare sul gioco della Juventus? Benissimo, non gioca bene. Non puoi perdere in casa contro l'Udinese, fare quelle prestazioni contro l'Empoli e soprattutto la partita che hai fatto più importante del campionato a Milano contro l'Inter, non hai perso, hai straperso. Perché se quella partita fosse finita 3-4-0 non ci sarebbe stato nulla da Sembra dire. che abbia rinunciato a E giocare, no? quindi credo che quella partita lì nella testa dei giocatori abbia influito in maniera negativamente, ma in maniera importante.
È vero anche che Allegri è tutto il campionato che dice io voglio arrivare quarto, io voglio arrivare quarto, e nella Juventus non si è mai sentita una cosa così, perché la Juventus sono abituati a vincere i campionati, a vincere le Champions e a vincere ogni partita. E quindi probabilmente anche questo nella testa dei giocatori ha influito. A furia di dirlo, A li furia di dirlo, convinci. può darsi che dici ok, siamo a 10 punti dalla quinta, va bene, ok, andiamo un po'. Cioè, può essere che però lo dica alla stampa e nello spogliatoio invece dica altro? Ma io me lo auguro, io lo spero per il gruppo, perché chiaramente penso di sì perché c'è stato un momento che la Juventus era lì con l'Inter, quindi un pensierino allo scudetto ce l'hanno fatto, per forza, Certo. per forza. Però poi, dopo aver perso a San Siro contro l'Inter, Paolo, probabilmente, come dice Michele, i giocatori hanno capito di essere meno forti Se, secondo la rispetto società, all'Inter. anche sull'analisi di queste partite dove hanno fatto male, secondo la società in qualche modo viene molto più assolto Allegri rispetto ai giocatori. Io non sono d'accordo, cioè perché è stato notato, secondo loro, che i giocatori appunto dopo quella sconfitta hanno avuto un calo di motivazioni. Infatti la settimana, soprattutto l'inizio della settimana, è passata attraverso un bel discorsone che ha fatto Allegri alla squadra, cercando di chiamarli alle loro responsabilità di un rendimento migliori e a dei colloqui individuali che ha fatto Giuntoli con i giocatori. Vabbè, secondo me questo ci sta, però io dico da opinionista, da critico, che andrebbe valutato in modo più critico, scusa la ripetizione, il lavoro di Allegri, perché anche le motivazioni dei giocatori comunque vanno stimolate dall'allenatore e l'allenatore a lui. Poi, Certo. secondo me, io ho capito cosa dice Michele, dice l'obiettivo minimo del minimo è entrare al quarto posto e giocare e dare spazio ai giovani ex next gen, lui lo sta facendo. Però, nonostante tutti i problemi societari, un mercato bloccato, la squadra ringiovanita, il monte ingaggi abbassato, però ad un allenatore, così tanto pagato, al quale era stato fatto un contratto di 4 anni, secondo me nel bilancio devi chiedergli qualcosa di più. E poi non va sottovalutato che comunque tu devi anche divertire chi vede le partite. Tu quando vedi giocare la Juve non ti diverti mai sostanzialmente, mai. E Certo. secondo me boh, non è una bella cosa. Ma chiudo dicendo, tu chiedevi a Michele se, insomma, se era stupito di non vedere il tridente, secondo me la Juve, proprio perché la Juve, avendo quei giocatori davanti, deve giocare col Ma poi tridente, a questo secondo punto, perché me. no? No, ma il Perché problema è no? che però per fare il tridente lo devi allenare in settimana. Certo. Cioè, deve averlo in testa tuo allenatore, lo devi Certo. insegnare. Lo devi insegnare, certo. Ma se lui non ha fatto il tridente nemmeno a San Siro con l'Inter quando era sotto 1-0, ha fatto il cambio, ha tolto Yildiz e ha messo Chiesa. Ma stai perdendo, perché non tenere Yildiz in Con il campo e Verona mettere sono durati Chiesa? 7-8 minuti. Sì, sono di 7 Poi ha minuti, elevato Yildiz. poi ha levato Ci ha Yildiz. ripensato subito e la Juve Secondo stava me pareggiando. la testa l'ha Ma persa anche Allegri nella gestione dalla partita con l'Empoli, quando ha tolto Yildiz, ha messo Milik, ha tenuto Danilo diffidato in panchina, ha fatto un cambio Miretti UEA, non Miretti Yildiz quando la Juve era in vantaggio. Secondo me io vedo tante responsabilità di Tanti Allegri. piccoli segnali che Allegri lancia alla squadra e non fanno bene. Paolo, tu sei un allegriano, si può Io sono dire? convinto che Allegri stia facendo anche di più di quello che gli è stato detto di fare. Addirittura. Sì, addirittura di Ammazza. più di quello che è stato detto di Cioè, fare. allena, praticamente No, allena il Frosinone, no, non si tratta diciamo. del Frosinone, è una squadra che ha Cioè. avuto un problema Pogba-Fagioli inizio campionato, un centrocampo che secondo me, parlavo adesso fuori onda con Michele, qui c'è sempre un piacere Ma scusa parlare proprio Paolo, ma. di questo, è il discorso importante. Secondo me al centrocampo Paolo, ne ha ma risentito quella rosa non molto. serve per battere l'Empoli, l'Udinese e il Verona? No, No, non questo no. serve quella rosa lì? Quella No? rosa serviva, però è Mamma arrivata mia! logora a questa partita. Ti faccio sei nomi: Comunque, Szczęsny, Danilo, Bremer, Paolo, Locatelli, Rabiot, Vlahovic e Chiesa. Sono sette sta pippe? lanciando, non, due o tre No, sono fuori dico, forse condizione. vanno Sta allenate, no? lanciando, sì, questo forse è vero, però sta Eh beh. lanciando molti giovani, un futuro, è stato chiesto questo, aziendalista di bilancio, la Juventus è seconda, qui stiamo lamentando, l'Inter sta facendo un campionato stratosferico. Lo scorso anno con Napoli non si discuteva assolutamente nulla, si lottava per il posto in Champions. Forse l'unico errore che ha fatto Allegri è quello di non motivare la squadra parlando sempre di quarto posto. E tante volte Per ci me. abbiamo anche polemizzato nelle conferenze stampa, tipo Monza, tipo Lecce,
tipo San Siro, quanto mi riguarda, perché non l'ha avuto mai sdoganare la parola scudetto. Sì, ma al di là di queste cose, per me l'unico errore che ha fatto è che quando è stato fermo non si è aggiornato e ripropone un calcio che non paga più. Siamo stati Purtroppo tutti fermi, lui anche in TV, e con la Mourinho. pandemia. Sì, ma lui mi ricordo che ospitato a una trasmissione di Sky, no? Ha detto Disse, lui che non si è sì, aggiornato. Caressa gli chiese, No, lui questi 2 anni banalizza. ti sei aggiornato? No, non ho guardato nulla, mi Per sono lui il calcio è rilassato. sempre uguale. Quasi con Perdonatemi. strafottenza, come a dire, non è importante perché sappiamo il suo mantra è il calcio è semplice. Vero, Però, vero, bastava non chiamarlo. Cioè, se mi cioè, è permette, era una vero, posizione molto certo, ma precisa. chi lo Bastava biasima? non Hai richiamarlo. Cioè, ragione. Allegri va via gli anni prima quando chiede alla società di cambiare 6 giocatori. Andrea Agnelli prende le parti, quella società lì prende le parti invece degli altri amministratori. Dopo 4 anni vinci, cambi strategia, la rinneghi, prendi Pirlo che era già via Reggio in vacanza, rientra. Questi sono i dati temporali. Allegri, fermo, che pescava da qualche parte, lo richiami e gli dai anche quello stipendio. Avrebbe dovuto dire no, secondo me non avresti dovuto chiamarlo se avevi pensato a uno stravolgimento. Detto questo, se chiedi quelle cose, quegli obiettivi, magari che sono di basso profilo, a quell'allenatore, sta facendo meglio alla 25ª giornata, alla 20ª ancora meglio rispetto a chi è dietro e sta giocando bene con squadre anche meno forti, però il centrocampo della Juve, perdonatemi, con quelle assenze costruisce poco. Messe male, giocano male, ma costruiscono poco e senza l'obiettivo pensano agli europei, un po' tutti. E questo è un problema che ha la Juve, il Milan, quelle che hanno delle motivazioni magari in campo. 30 secondi, Fabio. Sposo la tesi di Antonio Paolino appena esposta, cioè se guardiamo il centrocampo della Juventus, forse il solo Rabiot, forse, può giocare nel centrocampo attuale dell'Inter. Se corresse, se corresse, Eppure se la Juventus è giocasse. stata lì con l'Inter fino allo scontro diretto, questo dice Qualche tutto. merito dici ce l'ha Sono allora.